tutti, ben arrivati in un nuovo video. Siamo tornati con, insomma, non è una rubrica, insomma, le scoperte del periodo per quanto riguarda l'ambito alimentare, ma diciamo la grande distribuzione, quindi non concentrati per quanto riguarda Lidl. Per quanto riguarda scoperte da Lidl, vi lascio comunque qua sopra nell'info box il link della playlist, in modo tale che possiate andare a vedere, insomma, se vi siete persi qualche cosa. E iniziamo subito perché ho un po' di prodottini. È stata una piacevolissima scoperta e le avevo comprate per caso e ora il sacchetto, per me due me ne sono rimaste dentro. Sono state queste gallette di mais d'agricoltura biologica senza glutine a basso contenuto di grassi, solo mais italiano, queste qua, che sono della marca Ok Bio. Allora, io queste qua per le genovesi le avevo acquistate allo stock fallimenti, che praticamente rimane in zona Molassana dove c'è Risparmio Casa, ma le ho doppiate, se non erro, anche forse a Carrefour, non vorrei dirvi una cavolata. Però insomma questa marca qua non saprei dirvi bene appunto in quale supermercato della grande distribuzione trovarle. Sono veramente molto buone, una tira l'altra, e spesso e volentieri appunto è difficile che le mangio accompagnate magari in insalata o magari appunto se sto mangiando qualcos'altro, diciamo, al posto del pane. Mi piace mangiarle così, magari se appunto ho fame o se magari appunto sono a lavoro e la giornata non mi permette di sedermi e mangiare con calma, eccetera. Mi porto sempre magari dentro un tupperware magari 5 o 6 di queste e le sgranocchio, giusto per arrivare magari appunto all'ora tra virgolette di merenda, dove magari riesco a sedermi 5 minuti, mangiarmi un gelato, mangiarmi della frutta, eccetera. E sono veramente buone, le avevo pagate pochissimo, forse neanche un euro, e buone, mi sono piaciute. Anzi, se avete delle gallette di mais da consigliarmi, i consigli sono sempre ben accetti, perché le preferisco di gran lunga a quelle di riso, perché sono meno non so dirvi, queste qua, cioè, sono proprio buone. Quelle di riso dopo un po' mi dà l'idea, mi annoiano, non lo so, masticarle mi annoia. Poi un altro prodotto che questo qua ho trovato al Carrefour, però è rimasta solo la confezione, è questa piada sfogliata della Trevisan, e praticamente sono delle piadine da forno ma in formato mignon. Praticamente il diametro era quanto una mia mano, e molto molto pratiche anche per le pia di pizza, nel senso che magari se avete voglia di fare delle pia di pizza diverse, eccetera. Dentro ce n'erano, se non sbaglio, 5, le avevo pagato sull'euro e 50 forse, una roba del genere, non proprio economicissime, mi rendo conto, però appunto era un'idea carina magari per fare diversi tipi di pia di pizza, o se sei in due o se sei in uno e se hai voglia di fare cose diverse e non farne magari due troppo grosse, questa qua era la soluzione ideale. E appunto io questa qua la trovate al Carrefour. Altro prodotto che ho scoperto relativamente da poco, di cui vi avevo già comunque parlato e che ho utilizzato già due volte, è questo qui, che devo tenerlo così, che è il riso della linea Gli Integrali, cereali con semi di chia e grano saraceno del dottor Scotti. Contiene riso, semi di chia, grano saraceno, appunto, cuoce in 15 minuti ed è mezzo chilo praticamente. È un prodotto con la certificazione vegan. L'ho comprato per provarlo, l'ho sperimentato e mangiato freddo, molto 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 buono. Insomma, una porzione più o meno, ecco, sono sugli 80 grammi, un netto, molto molto buono. Io questo qua l'avevo preso in offerta alla Basco, vi parlo, più di un mese fa ormai, l'avevo pagato sull'euro 80, una cosa del genere. Sono andata nel frattempo morendo di caldo, perché qua fa veramente un caldo oggi brutto, però c'è un'umidità pazzesca. Vabbè, tralasciando l'informazione del meteo, mi è piaciuto tantissimo. Della stessa linea avevo preso anche l'altro con tipo i 5 cereali, però non l'ho ancora utilizzato, quindi vi farò sapere. E questo qua ve l'avevo mostrato nel video, quello sulle preparazioni veloci da portare appunto a lavoro, e quindi mi sento di consigliarvelo se volete provare un qualcosa di diverso dal solito riso o dal solito riso basmati. Passiamo alle bevande. Ho amato, e anche questa qua io l'ho presa per provarla, ma perché mi ispirava, questo succo qua della Skipper, ananas e lime. Contiene estratto di foglie di stevia. Allora, io questo qua l'ho provato appunto incuriosita, ananas, della coppiata ananas e lime. Diciamo che, ecco, non è proprio un succo, diciamo che mi ricorda tanto
ora ve la butto lì, quasi una sorta di tipo aperitivino analcolico, magari appunto da bere sgranocchiando qualche patatina o qualche tartina, eccetera, oppure da bere giusto così per rinfrescarsi, insomma, a metà pomeriggio, ecco, ma non lo consiglierei, insomma, per la colazione mattutina, ecco. Però è molto fresco, molto dissetante, un bicchiere tira l'altro. E appunto io insomma, l'ho pagato forse sull'euro, un euro mi pare l'avessi pagato. Molto molto buono, mi è piaciuto e ora attendo di vederlo da qualche parte in offerta, perché sicuramente lo ricomprerò, perché appunto in questa stagione, diciamo, sono un amante delle bibite fresche da tenere in casa, anche perché spesso e volentieri appunto mi viene una gran sete. Sì, bevo l'acqua, perché ne bevo a quantità veramente industriali, però ogni tanto bere anche qualche cosa che magari ti dia un po' di gusto, eccetera, mi fa piacere, quindi appunto ho preso questo qua e basta. Quindi fatemi sapere se di questa linea, perché c'erano tante altre varianti strane come abbinamenti di gusti, se avete provato qualche cosa e se sì, che cosa e cosa mi consigliate, così magari alla prima offerta prenderò questa e l'altra. Un'altra cosa, sempre per quanto riguarda il tema bibite, e questa qua è veramente ottima secondo me per gli aperitivi analcolici o magari a volte anche per allungare gli spritz che sono magari un po' troppo forti, è questo qua, che è il Ginger Zero della San Benedetto. Io devo dire in realtà questo qua lo compro già da diverso tempo, però secondo me ultimamente sto vedendo che va tantissime volte in offerta anche al Lidl, a veramente prezzi stracciati, alla Basco o comunque sia in tantissimi altri supermercati della grande distribuzione. Mi sento, vabbè, parliamone, dato che comunque un prodotto che io acquisto da veramente tanto, è veramente buono. Io questo qua spesso appunto, spesso e volentieri lo compro quando va in offerta al Lidl, perché mi pare venga sui 30 centesimi, 39 a bottiglia. Sono 750 ml, è buono, insomma ne basta un bicchiere anche solo per rinfrescarvi, oppure appunto magari avete un aperitivo improvvisato e magari non avete voglia di bere alcolici o altro, oppure semplicemente avete voglia di bere qualcosa di diverso o non so, a volte mi capita. A me questo qua piace tantissimo, è una bottiglia piccolina, poi la cosa positiva è che manca una volta aperto non si sgasa così velocemente rispetto ad altre marche, insomma mi è capitato magari, specie per quanto riguarda le bottiglie grosse, sempre anche di ginger, che una volta aperto dopo veramente 2 giorni che comunque sta in frigo perde la frizzantezza. Questo qua devo dire per la verità, no, ovvio, chiaro, chiudete bene il tappeto, non lo lascio aperto dei secoli, però anche perché appunto essendo molto piccina la bottiglia lo consumo in maniera molto rapida e celere, quindi insomma mi sento di consigliarvelo se l'avete adocchiato, siete incuriositi. Poi, sempre per quanto riguarda le bevande, però passiamo al reparto caffè, ho amato questo qua, che è il Livanto della Nespresso. Sapete che io ho la macchina della Nespresso, abitualmente per quanto riguarda il caffè uso le cialde, appunto quelle di Lidl, quelle dell'espresso classico, con le quali mi trovo molto bene, però volevo un caffè un pochino più diciamo intenso da poter bere subito dopo pranzo. E quindi appunto quando sono andata all'espresso, perché ogni tanto mi capita di acquistare qualche cialda da loro, in particolar modo per quanto riguarda il decaffeinato e il decaffeinato, perché solitamente prendo solo quelle, e ho deciso appunto di provare questo qua perché ero molto incuriosita. Ha un'intensità 6, quindi diciamo è media come scala, ed è appunto indicato per il post pranzo, ed effettivamente è molto molto buono, molto intenso ma al punto giusto, e infatti ne ho ricomprata un'altra scatola in tempi recenti, e la capsulina è arancione. Allora vediamo, sì, vi confermo che la capsulina è su questo colore qua, quindi non vi potete sbagliare, è il Livanto dell'Espresso Adoro. Poi, altra cosa e ultimi due prodotti. Allora, io questi qua, mi viene da ridere, li avevo visti forse in un video svuota la spesa dedicata a Tiger, che aveva girato Annalisa Superstar forse un mesetto fa. E ero un po' incuriosita, no? Dico, io di norma non sono una di quelle che quando passa da Tiger si sofferma molto nel reparto tra virgolette cibario, e lei li ha mostrati ed ero un po' incuriosita, ho detto vabbè, per un euro proviamoli, e ho preso questi qua che sono i tarallini al cioccolato, sono buonissimi. Allora, sanno di tutto secondo me tranne che di cioccolato, gli ingredienti ve li evito perché dentro contengono veramente
qualsiasi tipo di cosa. Però appunto uno tira l'altro, ogni tanto ne sgranocchio due o tre dopo il caffè, appunto quando prendo il caffè dopo pranzo, e sono molto molto buoni, hanno appunto la forma dei taralli e non ve lo so dire, veramente uno tira l'altro, sono quelle cosine lì che non hanno senso, però secondo me da tenere in dispensa l'uso. Questo qua forse è tipo il quarto pacchetto che compro, perché l'ultima volta che sai, ne avevo comprati due, uno l'ho già finito e mi è rimasto questo qua, infatti non appena riuscirò ad andare in centro ne comprerò altri due pacchettini da tenere, sono 80 grammi, ma insomma dentro ce ne sono un po', ecco, ce ne saranno forse una ventina più o meno. Buoni, quindi se andate da Tiger, avete voglia di spendere un euro e assaggiarli, assaggiateli perché secondo me meritano. Mi vedrete diversa perché avevo già girato il video, però mi sono resa conto che mi ero dimenticata di inserirvi due cose, quindi ne approfitto adesso. La prima cosa di cui vi volevo parlare, che per me sono buonissimi, sono questi qui. Che mi direte se ne c'hai quasi 30 anni, lo so, però sono i Plasmon dei grandi con gocce di cioccolato. È una confezione, mi pare che dentro ci siano 10 pacchettini, non lo so perché l'ha comprata mia mamma e mi ha dato un po' di pacchetti a me. Lei li aveva presi alla Lidl tipo in offerta, sapete quanto erano i prodotti grandi marchi in offerta, e dentro ci sono, mi pare, tre biscotti, sì. E sono i Plasmon classici con le goccette di cioccolato, buonissimi a colazione come spuntino, metà mattinata, anche perché poi sono comodi da portare in borsa, li mettete lì, insomma, ne mangiate tre di numero, non avete poi pericolo di mangiarvene tipo a quantità industriale. Mi capita a volte di aprire i biscotti, presa dalla foga, ne mangio veramente a centinaia. E quindi eccoci qua, li adoro. Quindi ve li straconsiglio. Altra super scoperta, però non ho più la scatola, però magari vi metto una foto qui, o comunque sia, se ne sente parlare tantissimo, sono i Maxi Bon Cookies, sono buonissimi ragazze, sono veramente una roba lo apro perché tanto me lo voglio mangiare, quindi ve lo faccio vedere aperto. È fatto così. Con le gocce di cioccolato e la crema. Sarà buono. E di questo sul sito della Nestlé, e credo che varrà anche dopo che ho caricato il video, ci sono i coupon da 1,50 euro. Vi lascio il link nell'info box. E quindi ora finisco di mangiarmi questo, vi lascio al resto e della nulla ragazzi, conversazione come sempre queste opinioni qua sono per quanto riguarda il mio gusto personale, perché alcune cose possono piacere come no alle altre, quindi prendete sempre molto con le pinze quello che vi dico. E niente, io spero di esservi stata utile, fatemi sapere se anche voi avete avuto qualche scoperta del periodo per quanto riguarda il cibo, e noi ci vediamo al prossimo video.